Amici di Le Fonti TV, eccoci con un altro appuntamento di Fast Finance, il nostro format dedicato alla finanza spiegata in modo semplice, soprattutto in pochissimo tempo, proprio fast, per dare la possibilità a tutti, non solo agli esperti, di comprendere, di conoscere meglio concetti e temi della finanza, che hanno poi ovviamente a che fare con l'economia di tutti i giorni. E allora prendete carta e penna perché anche oggi ci sarà una guida pratica e concreta sulle materie prime. Lo vedete in sovrimpressione, questo è l'argomento della nostra pillola informativa e formativa. Intanto cominciamo a dare qualche cenno giusto per cominciare a prendere appunti, poi ci faremo aiutare dai nostri esperti. Intanto molti investitori optano proprio sull'investimento di materie prime, perché di questo si tratta, ovviamente conoscendo il comparto, conoscendo il settore e andando a cercare anche la materia prima che può fare al caso loro e ovviamente al caso nostro, e si tratta, per così dire, di una delle più valide scelte alternative all'investimento di azioni o di Forex. Quindi fondamentalmente le materie prime si inseriscono in un portafoglio per diversificare, che sappiamo bene essere una delle parole chiave quando si parla di investimento e anche che garantisce quantomeno una maggiore copertura e una maggiore sicurezza. Con il termine materie prime in generale, sapete che diamo anche qualche riferimento lessicale quando parliamo delle nostre pillole informative, si identificano i materiali e i prodotti usati per produrre altre tipologie di beni, se vogliamo proprio definirla letteralmente. Ci sono delle materie prime più note, come l'oro, come il petrolio, l'argento, il rame, quindi alle quali si affidano la maggioranza degli investitori, però ce ne sono naturalmente anche altre che nel corso del tempo cercheremo anche di spiegare. Però io mi devo far aiutare come sempre da qualcuno, e questo qualcuno in questo caso è Carlo Vallotto. Carlo, ben trovato. Grazie a te Emanuela, bentrovati a voi e bentrovati a tutti quanti. Sì, Ecco, effettivamente, ecco. aggiungeresti ancora qualcosa alla spiegazione iniziale? No, assolutamente, diciamo che ecco, la chiosa, quello che ci può stare, insomma, sicuramente ecco, le materie prime sono utilizzate, sono anche nella nostra vita di tutti i giorni, perché appunto magari noi non ci facciamo caso, però veramente tutte le materie prime, pensiamo addirittura al cotone, il nostro vestiario o quello che mangiamo, il grano o il cacao, il caffè, lo zucchero, ecco, tutte queste sono le materie prime che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni, nonché, come hai giustamente ricordato tu, l'oro, l'argento contenuto nei nostri telefonini, nei computer, quindi ecco, il rame, ecco, sono tutte cose che naturalmente sono tutte materie prime che ci accompagnano, non sono lontane da noi e ci accompagnano nella vita di tutti i È giorni. corretto dire, Carlo, che l'investimento sulle materie prime costituisce uno degli strumenti finanziari più importanti per il trader? Assolutamente sì, è uno dei capisaldi per quanto riguarda anche diciamo, la gestione, la diversificazione del portafoglio. Forse meno sentita magari nei paesi europei, in Italia in particolar modo, dove la diversificazione probabilmente viene ancora meno sentita. Certamente, ecco, chiaramente è uno dei capisaldi di portafoglio, questo, ovvero la diversificazione, mai puntare su un unico cavallo, mai mettere tutte le uova su un unico cestino. Queste insomma sono un po' le frasi, sono un po' i proverbi che si usano in finanza, però assolutamente la diversificazione, anche perché per un motivo molto semplice, perché essendo quotati in dollari, qualora il dollaro dovesse scendere, dovesse esserci un deflusso del dollaro, una diminuzione del valore del dollaro, naturalmente le materie prime tra virgolette, in automatico salgono di valore, appunto perché costano di meno. Step numero uno in questa nostra pillola formativa e informativa, l'oro, lo vedete già in sovrimpressione, bene rifugio o investimento? In modo, diciamo, ampio, Carlo, ti do l'assist su questo, si dice appunto che l'oro sia il bene rifugio per eccellenza, quindi molti si affidano proprio al metallo prezioso per protezione, soprattutto nei momenti a rischio, nei periodi di incertezza politica, geopolitica, eccetera, eccetera. Però ci si chiede anche se possa essere un vero e proprio investimento. Se tu dovessi rispondere a questa domanda, cosa risponderesti? Beh, l'oro diciamo che è l'investimento per eccellenza, 5.000 anni, addirittura 8.000 anni, le primissime notizie che si hanno dell'oro, ma al di là di questo, naturalmente l'oro ha continuato nella sua preservazione del capitale. Si pensi soltanto adesso in maniera abbastanza semplice a quello che potevamo comprare 50 anni fa.
ad esempio una macchina o un veicolo, adesso il valore di quel veicolo è totalmente nullo. Se 50 anni fa avessimo comprato la stessa quantità di oro, chiaramente oggi l'oro sarebbe decuplicato in maniera la stessa quantità, la stessa oncia d'oro, magari sarebbe decuplicata in maniera enorme. Questo per quale motivo? Perché l'oro è un bene rifugio, è il bene rifugio per eccellenza, perché sostanzialmente la scarsità, la difficoltà ad estrarne nuovo 190.000 tonnellate dall'inizio della, diciamo, della storia dell'uomo fino ad oggi sono quelle che ci sono in circolazione, o meglio ancora, quelle che sono state estratte. Quindi ecco, difficoltà e quindi un bene che non si ossida, rimane sempre uguale nel corso del tempo, quindi è un bene rifugio che si apprezza sia per il motivo appunto appena detto, ovvero una diminuzione del dollaro, sia proprio perché essendoci scarsità ed essendo estremamente richiesto, naturalmente l'oro fa parte, è uno degli asset anche addirittura più importanti, non soltanto per l'investitore privato, ma anche si pensi alle banche centrali che hanno delle riserve di oro veramente molto molto ingenti, addirittura i paesi emergenti, il Brasile, la Russia, la Cina sta implementando tantissimo, sta comprando tantissimo oro da mettere proprio nelle riserve proprio della banca, proprio addirittura per sostenere il valore della moneta. Ecco che mi dilungo un attimo soltanto per spiegare che il gold standard, quello che fu fino agli anni 70, tra virgolette, ancora valido adesso, ovvero l'oro sostiene il valore della moneta. D'accordo, io ci aggiungo anche altri due punti e poi passiamo oltre e andiamo sul petrolio, lo anticipo, però sull'oro si può investire attraverso contratti finanziari o comprando proprio materialmente l'oro fisico e custodirlo, naturalmente con tutti gli oneri e i rischi legati a questa decisione, chiaramente. E poi, come abbiamo detto prima, l'oro, il prezzo dell'oro è soggetto a situazioni geopolitiche, politiche, quindi chiaramente Carlo, nei momenti di incertezza politica o geopolitica, in questo momento sanitaria e economica, i prezzi dell'oro tendenzialmente tenderanno a salire. Poi ovviamente insomma dipende molto anche dal momento, no? Però questi sono un po' i punti fondamentali e generali. Esattamente, sì, il prezzo dell'oro tende a salire. Ecco, la cosa importante, assolutamente, sottolineo il fattore dell'acquisto di oro fisico. L'oro fisico rimane comunque al di là di quello che possono essere i veicoli di investimento che comunque incorporano il rischio controparte, quindi dovesse fallire la società di emissione, naturalmente potrebbero esserci dei problemi, cosa che non c'è naturalmente nell'oro fisico perché si mantiene. Prezzo dell'oro in costante aumento, ma soprattutto io sottolineo che ecco, diciamo che il valore delle materie prime, questo è più in generale, naturalmente, non avranno mai un valore zero. Quindi, anche se dovessero scendere, naturalmente, avranno comunque sempre un valore. Quindi, ecco, la cosa importante delle materie prime è proprio questa, la fisicità che, ne mantiene il valore. Step 2, petrolio. Cambiamo appunto orizzonte. Diciamo che in generale il petrolio rappresenta la materia prima al centro degli interessi maggiori degli investitori e di tutti gli attori economici, li possiamo definire in questo modo, che ruotano intorno al greggio. In generale si può dire che il petrolio è una commodity molto seguita dai trader, soprattutto per i rimbalzi di prezzo. Mi piacerebbe capirne le cause insieme a te, ma soprattutto quando come dire, le costanti difficoltà sui prezzi possono mettere in rischio le società che lavorano in questo settore. Insomma, un po' la situazione in generale, Carlo. Sì, diciamo che quando noi contrattiamo l'oro, l'oro nero in questo caso, il petrolio naturalmente, dietro al prezzo che noi vediamo c'è una vastità enorme diciamo anche così, di situazioni, soprattutto di situazioni geopolitiche. Immaginiamo e pensiamo che esistono paesi come il Venezuela, anche la Russia stessa, l'Arabia e tantissimi altri paesi produttori che vivono esclusivamente con gli introiti determinati dalla vendita del petrolio. Negli ultimi 5-6 anni
Anche l'America è riuscita ad emergere in questo, ad emergere come paese produttore, è uno tra i primi paesi produttori, grazie al fracking, ovvero allo shale oil, al petrolio che si ottiene dalla frantumazione delle rocce. Quindi, c'è tantissimo dietro, tantissimi interessi geopolitici, economici, anche giochi di potere, insomma. Prima del crollo che abbiamo visto a marzo, causato appunto dalla pandemia, dal Covid, già c'era stata una situazione di guerra dei prezzi tra la Russia e l'Arabia Saudita, proprio per cercare di scalzare il nemico numero uno, l'America. Quindi ecco, del petrolio potremmo parlarne per ore naturalmente. Questo sicuramente, poi arrivando a noi, naturalmente ecco. Nel lungo periodo potrebbero risentirne ancora i prezzi, non soltanto a causa della pandemia che ne ha diminuito i consumi, pensiamo al trasporto aereo, al trasporto veicolare, dove appunto è diminuita la domanda, però anche chiaramente nei prossimi 10, 15, 20 anni, chiaramente ecco, una politica più green proietterà diciamo una domanda inferiore del petrolio, tanto è vero che appunto la stessa OPEC ha previsto che intorno al 2030-2035 dovrebbe in qualche modo esserci il picco massimo dei consumi del petrolio, dopodiché diminuire. Ecco, diciamo che il mercato petrolifero negli ultimi anni è divenuto molto volatile, no? Potremmo usare questa parola, Carlo, per definirlo e poi passare oltre. Certamente sì, molto volatile anche perché i player di mercato sono tantissimi, poi gli scambi commerciali, gli scambi finanziari sono aumentati tantissimo, quindi i volumi di scambio. Adesso tant'è vero che addirittura la Cina metterà in funzione un nuovo contratto future sul petrolio, quindi ecco, la volatilità è determinata anche da tantissimi volumi, tantissimi strumenti con i quali si può investire nel petrolio. Ottimo, allora siamo arrivati al terzo punto di questo nostro appuntamento di Fast Finance e parliamo di un secondo posto tra i metalli non ferrosi più utilizzati nel mondo, il rame appunto, al secondo posto dopo l'alluminio, che è sicuramente magari come dire, meno conosciuto dell'oro, diciamo che va un po' in coda all'oro, Carlo, però può dare ottimi spunti, soprattutto in questo contesto, perché potrebbe contribuire, per quanto riguarda il suo futuro, alla svolta green di cui si parla molto. Dobbiamo mettere in relazione le due cose, credo. Assolutamente sì, il dottor Copper, l'oro rosso, ecco lo chiamiamo così, insomma, è transitato, ecco proprio il rame ha fatto questo, sta facendo, c'è questa specie di switch proprio nel mercato del rame, come diciamo significato, prima il rame è stato guardato per tanti anni, è stato tenuto sotto controllo e attualmente lo è ancora, naturalmente ci mancherebbe, come l'indicatore principale per l'andamento dell'economia, quindi quello che sono i consumi e l'elettrificazione, appunto l'utilizzo in ambito industriale. Oggi invece diciamo che assume questo nuovo aspetto, ovvero il fatto che verrà utilizzato ancora di più per l'elettrificazione, si pensa soltanto al parco veicoli che dovrà essere traslato in veicoli elettrici. E questo appunto sarà un indicatore di quanto i governi nelle politiche governative, o meglio le politiche governative, si dirigeranno verso una svolta ambientalista, quindi minore emissione di CO2, minore emissione appunto anche di gas combusti e quant'altro, insomma di polveri sottili, tutto quello che è l'inquinamento. Quindi ecco, da tenere sotto controllo appunto il rame, perché sicuramente potrà avere una buona, diciamo, riuscita sicuramente nei prossimi anni. E vi do anche una curiosità, abbiamo già detto insomma che il rame è una materia prima vissuta in subordinazione di oro, argento e bronzo, ma a dirla tutta risulta il metallo usato da più tempo dall'umanità. Quindi anche storicamente vale la pena, Carlo, per andare a conclusione, conoscere i cenni storici che sono legati proprio al rame per poi ovviamente attualizzarlo e capire quali sono le potenzialità insomma, del metallo in questo momento. Esattamente, sì, anche diciamo al di là dei freddi numeri che noi siamo abituati ogni giorno a snocciolare, supporti, resistenze e tendenze, ecco,
La storia che sta dietro le materie prime è una storia estremamente importante. Si pensa soltanto che il mercato delle materie prime è il primo mercato, il più antico mercato al mondo, da dove sono nati i successivi, quindi anche gli strumenti, le opzioni sui raccolti agricoli già nel 1600, nel 1500, ecco, venivano utilizzate, quindi è un mercato che deve essere conosciuto anche nella sua storia ed è molto affascinante appunto questa conoscenza storica e quello che ci può dare, insomma. Mai dare solo freddi numeri, Carlo, hai assolutamente ragione e io, insomma, ti seguo a ruota libera, quindi riprenderemo questo discorso magari ripercorrendo anche un po' la storia delle materie prime. Grazie Carlo Vallotto. Grazie a voi, un saluto e arrivederci. Ricordatevi, questo è Fast Finance, lo spazio dedicato alla finanza, raccontata in modo semplice anche in breve tempo. Alla prossima e buon proseguimento.